anche se l'ho startato da questa posizione, che in realtà direte, ma non è un videoblog, già stai seduta lì alla tua postation. Ok raga, fatemi truccare qui con voi. Quindi adesso mi andrò a truccare, anche se ho un mal di testa. Che palle il mal di testa, io odio il mal di testa, ce l'ho tipo da 2 giorni. Niente, devo aspettare che mi passi. Bevo tanta acqua e tutto quanto, ma la vita mi odia. Comunque andiamo a fare un bel make upino qua. Oggi raga, come da titolo, andrò a farmi un nuovo tattoo. Certo, siamo tipo ad agosto, non è proprio il periodo migliore per tatuarsi, però tanto io non frequento posti terribili e osceni tipo il mare, piscine, non vado al sole, quindi insomma per me non c'è problema. Dai, è l'ultimo della stagione, perché appunto l'altro giorno mi sono fatta un altro questo. Guarda che figo. Poi non so se vi ho detto che volevo farmi un tatuaggio da una tatuatrice che però stava a Londra, quindi tipo il mio sogno dell'estate era andare a Londra, però ho visto che poi viene pure tipo in Europa, quindi ho fanculizzato l'idea di andare a Londra, perché ora come ora noi dell'Italia, se andiamo a Londra, dobbiamo fare 10 giorni di quarantena, anche se siamo vaccinati e tutto, e quindi ovviamente pagato da me, eh? No, grazie. Poi i miei programmi per i tattoo sono finiti, non è vero, ce n'è ancora uno, però non so da chi me lo farò fare. Troppi tattoo in così poco time. Allora, che make-up mi faccio, raga? Non lo so. Sicuro un eyeliner. Però non ho tanta voglia di truccarmi in realtà. Però devo essere fashion. Raga, io vi ricordo che venerdì esce il video della mia song, Poltrona di gelatina. E niente, non vedo l'ora, raga. Lo so che lo ripeto sempre, lo so che sono ripetitiva, lo so che sono ripetitiva, però è favoloso. E lo so che ogni anno dico, raga, quest'anno sarà top. Ma è vero, ogni anno è sempre più top. Negatemelo, negatemelo. E quindi state tune dalle 14:30 sul mio channel, il video ufficiale di Poltrona di gelatina. Ok, eyeliner alla mano, eyeliner nella... No, cosa potrei fare? Prima di tutto metto illuminante. Vorrei fare magari un... Oppure un... Mi avete capito, vero? No, forse un... No. Allora, schedami un consi. Aia! Wow! Na me! Ecco che no, raga, scherzo. Non mi devo svalutare così. Dai, direi che ci siamo, no? Un make-up abbastanza semplice. Ma lo finisco e torno. Del giorno, un look da scena normalissimo, mi sa che anche l'avevo sfoggiato di recente, questo è il look di quando non mi va di vestirmi. Ho praticamente pure i pantaloni che uso per pigiamare, li ho messi perché così ha detto, metti che me lo devo fare sulle gambe, almeno mi metto i pantaloncini, perché non so dove me lo devo fare ancora sto tattoo. Pensavo alle gambe, magari vicino a questo, non lo so, ma vi ho detto cosa mi andrò a fare? Secondo me no, vabbè, poi lo vedrete. Oppure non lo so, pensavo sul fianco, non lo so, devo vedere, non lo so, sul braccio no, perché è un po' largo come disegno, penso. Sono indecisa, ma deciderò lì. Ho ancora un po' di mal di testina. Ho preso un botto di antidolorifici, ma ancora niente. Speriamo che mi passi. Questo è il mio look di oggi. I capelli osceni, ma perché tanto, ragazzi, cioè, che devo fare? Andarmi a tatuare, cioè, sono molto fashion, però non proprio il look extravaganza, l'illimeranza, ecco. Makeup sempre top. Ma poi, tipo, prima di andare devo andare a gonfiare le gomme della macchina, perché sono tipo 5 giorni che mi dice che sono sgonfie. E io ogni giorno faccio, sì sì, domani vado. Però penso che oggi devo andare, dai, oggi ci vado. So dar benzina e sta a gonfiare le gomme. L'aria nel popi delle gomme. Qui sono rincoglionita. L'altro giorno ho lasciato la finestra. Sì, la finestra, il finestrino aperto. Ho parcheggiato e me ne sono andata. E ha piovuto e mi si è bagnata tutta la macchina. Però vabbè, per fortuna si è asciugata perché c'era il sole. Però potevano derubarmi la macchina, raga. Cioè, le persone per una volta sono state gentili. Mi va a tatuarsi. Che visuale incredibile avete. Tipo dal basso di profilo con gli occhiali, cioè il mio profilo peggiore in assoluto. Tra l'altro sono tipo le 2 e io non ho pranzato, un po' fame, perché prima ho detto beh, ma non ho fame, adesso invece ho un po' fame, quindi forse boh, mi prendo un pezzo di pizza. Oddio, cazzo, c'era un piccione che stava tipo facendo le zampe, lo stavo per mettere sotto. Ah, che bello, che bel paesaggio milanese. E poi ci sto io, oh, sto andando, sono emozionata, ho fame, sono un po' in ritardo, sto fashion. Poi comunque siamo ad agosto, a me mi sembra tipo boh settembre già, che bello. Non so se riprenderò mentre fa il tattoo, ci provo, ma come sapete mi vergogno. Ok raga, mi sta disegnando il disegno il tatuatore. Io sono da Lidl, comprare qualcosa da mangiare, ma non trovo niente. Questa vernice è pur lunga. Cos'è qua? Potresti essere sorteggiato e vincere fantastici premi. Voglio vincere. Non so cosa voglio. Raga, ma tipo
che ho speso 68 centesimi per il mio pranzo. Ho preso un pretzel e un tè osceno al limone, che in realtà io volevo sia l'estate che il puzzetè, ma c'era solo la bottiglia da 1,5 litri. Ho detto no. Però raga, 68 centesimi, pazzesco. Secondo voi se appoggio la videocamera sulla macchina è da maleducati? Perché non è la mia macchina. Assaggiamo questo coso da tipo 15 centesimi. Buono. Ho assaggiato il tè, buono. Fa un po' di sapone, ma buono. Questo vado a farmi sto tatu. L'ho fatto. Non si vede, dopo lo faccio del meglio. Top, raga, sono troppo felice. Non so se si è capito cosa ho fatto. L'avete capito? Non lo so, l'ho ripreso, non lo so. Sapete, mi vergogno a riprendere nei posti, cioè. Anni e anni di YouTube, ma ancora. Ora sono nella mia car, brum brum brum, Black Passion. E guardate, adoro, raga. Vedete questo serpente? È un coltellino svizzero. Si vede? Adoro. Adesso guiderò verso casa, però non ho capito se dopo devo fare un'ape. Non ho capito niente della mia life. Ho capito solo che sono una bona e non una bora. Anche, ma soprattutto una bona. Sono troppo felice, raga, quando mi faccio un nuovo tattoo. Ed ero felice anche l'altro giorno che l'ho fatto qui. Quindi sto per una settimana piena di tattoo. Basta, devo andare a casa. Peccato che sta uscendo un po' di sun, lo vedete? Cioè, a me non piace. Preferivo l'oscurità delle tenebre. Chi è questo gattino carinissimo? Non io, mami, me ne vado. Alla fine la posizione l'ho fatto qua, sulla coscia. E secondo me ci sta un botto. O no? Alaski, ti piace o no? Yeah, sì, mi sono cambiata. Aiuto, tutte le mie collane all'interno. Ho messo questa maglietta col dragone, non lo so. Perché adesso devo uscire, vado a fare un'ape. E visto che puzzavo un po' di sudore, ho detto fatemi cambiare perché che schifo, no? Alaski, quanto sei carina. Ma oggi la cosa più carina è il mio nuovo tattoo. Madonna, raga, io adoro. Cioè, poi vicino a quest'altro ci sta benissimo. Però ho detto, voglio farci le cose fondamentali. Cavatappi, forbici e coltello, cioè. E poi un serpentino e anche un piercing, cioè. È il momento di nutrire la belva. Che succede se apro qui? Mami, ho fame. Quanto sei carina. E quanto sai che il cibo è lì. Sì, in teoria questo dovrebbe essere tipo dove si poggiano i piatti dopo averli lavati. Ma visto che uso la lavastoviglie, questo è tipo il mio portacose. Tipo ci metto la carta igienica, lo Scottex, il cibo di Alaski, l'olio. Cioè, cose a caso. Questo vuoi? Questo vuoi? Oh, ma sei crazy? Sono tornata. Oggi giornata così. Il tattoo è così adesso. Questa è una pellicola che va tenuta 3 giorni e aiuta con la guarigione del tattoo. Cioè lo fa guarire molto meglio. Però ovviamente visto che il tattoo spurga l'inchiostro, rimane intrappolato. Anch'io la uso sempre quando faccio i tattoo. Metto sempre questa pellicola perché è top, raga. Si vede tantissimo la differenza. Sì, stavo zoomando. Si vede tantissimo la differenza di guarigione. Cioè guarisce molto meglio con questa pellicola. Il tatuatore si chiama The Magic Rosa. Molto bravo. Mi ha fatto pure questo qua. Tipo l'altro giorno che sono andata a fare il laser alle gambe, il dottore mi fa: che bel tatuaggio, bravo il tatuatore. Tipo, che cazzo ti guardi le mie gambe? Sei un porco. Vabbè, in effetti me le stava laserando. Però, cioè, lo so che è bellissimo. Lo so. Ora sono in quel momento in cui sono stanca. Dovrei andare a dormire, ma non voglio struccarmi. Anche perché oggi mi trucco scenno. Tra l'altro sono stata anche importunata. Tipo, mentre andavo a fare la spesa, un tizio è arrivato e tipo: bello trucco, bel disegno il tuo trucco. Wow, bello, bei vestiti. Tipo, oh mio Dio. Sono arrivati altri e mi hanno detto: ehi, ciao, che bello, che fai? Da dove vieni? Napoli? E tipo, un altro mi fa: oh, ma tu sei un'attrice. Raga, dove sono finita? Dove sono finita? Posso vivere la mia vita? Grazie, grazie. Ultimamente vi giuro, mi stanno rompendo i coglioni troppo. L'altro giorno stavo da una parte e uno mi fa: ah, tu sei Yolandi, vero? Io tipo, neanche ti rispondo. E lui: oh, mamma mia. Poi un altro giorno avevo tipo i codini in aria qua che mi faccio. E Ria mi fa: scusa, ma sono veri? E tipo, che vuol dire? Perché? Ultimamente veramente arriva sempre qualcuno a dirmi qualcosa. Ah, non perché sono Lilli Meraviglia, capito? Ma così. Non lo so, raga, non lo so. La mia faccia ha qualcosa di strano? In effetti sì, un po'. Direi che si è fatta l'ora di struccarsi, visto che sono le 2 di notte. Vado, sono quei giorni che dico: dai, oggi vado a letto a un orario decente, basta fare queste cose, voglio dormire beatamente. Raga, adoro questo struccante che mi ha mandato Heisenberg. È il miglior struccante che io abbia mai provato. È veramente top, raga. Non so quanto costi, ma se mi costerà tipo 30 euro. Cioè, non lo so, perché non ho la minima idea. Però è troppo top. Io sono emozionatissima perché appunto venerdì esce il video di poltrona di gelatina. Quindi raga, sono troppo
contenta, non vedo l'ora veramente che voi possiate vederlo, che sono sicura che vi piacerà un sacco, cioè raga, adoro. E finalmente si chiuderà il cerchio, quindi state pronti alle 14:30 sul mio canale qui, manca pochissimo, dopo domani, oh my god. Quindi niente raga, questo era il vlog di today, ricordo di andarmi a seguire su tutti gli altri social, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.